Porte di Sesamo, una nuova trasmissione di Teleweb Vision Napoli. Oggi le Porte di Sesamo si aprono su una piacevole iniziativa. Gleb, tennis, leone. Il maestro Gennaro di tanto in tanto richiama gli allievi. Ora è in campo. Vediamo se indovina tutto o c'è qualche errore. È pronto Maurizio? Cominciamo, io l'ho inquadrato, lei lo segue? Va bene? Ok. Tutto su di lui. La prima. Completamente immobile il maestro, è visto da parte dell'avversario. Stamattina è pigro il maestro. Non ha voglia di correre stamattina il maestro. Vediamo se adesso va meglio. L'altro come lo vede l'altro? L'altro sta giocando bene, Gianpaolo Grazioli sta giocando bene. Indovina? Ecco qua. Adesso ha sciorinato uno dei suoi colpi migliori il maestro, un bel rovescio di contro balzo, sì. Scusi, ma il maestro o l'altro? Il maestro, l'altro invece l'ha tirato alle stelle. Non ha capito che sta giocando a tennis, sta tentando di fare meta. Vogliamo vedere? Maestro, allora! Maestro, stiamo parlando di te, attenzione! Lo stiamo distraendo al maestro. Lo stiamo distraendo. Vabbè, salutiamoci. Alla prossima. Anche un sorrisetto, vai! Dimenticando che con voi ci sei tu. Non lo dicono loro, vai su Facebook. Abbiamo il sito qua. E che in te lui crede ciecamente, come in me che sono il suo migliore amico, che per lui per te lo tradirei. Dimmi, è così che si fa? Forse l'amore è così. Mi faccia sapere perché non è venuto più. È perché non c'avevo più soldi per dare a gente che me li cercava. Ma gente che stava qua. Mi sembrava possibile. Senta una cosa, la crisi per lei, visto che è un industriale. Industriale di che, scusa? Metallurgico. Senta, è un ferro, il ferro. Monti sta corrodendo anche il ferro o no? No, Monti sta facendo delle cose eccezionali. Quindi allora il ferro, ferro si mantiene bene. È sempre corretto. Solo che io appena mi alzo devo dare 50.000 euro di tasse a mese. E non tracciarà già pigliarsi i soldi. Allora io ora seguo, un attimo le lei, intanto lei è sdraiato ora a prendere il sole. E ora mi giro, torno,
guardi un attimo quel maestro che sta giocando, guardatelo tutti e due, no? Il signor Jenny, no? Secondo voi lui ha sempre richiamato gli allievi, ora in questo momento sta giocando bene o no? Lui non c'ha problemi, lui non paga le tasse. Lui non paga le tasse. La bestia nera del signor Baldari è il maestro Cirillo. Maestro Cirillo, sì, maestro Cirillo, sì, maestro Cirillo. Maestro Cirillo, no, no. Secondo te, ma qua ho sentito, io sto sempre col dubbio, chi è il primo in questo club? Baldari. La mia bestia nera è l'Equitalia. E scusi, ma Monti c'entra con l'Equitalia? Lui ha voluto, lui vuole incrementare, anzi ha detto, non ha fatto altro di dire che dobbiamo andare, quelli che vadano devono andare in galera. Sì, lei rischia la prigione o no? Io pago fino all'ultima lì, fino anzi più del dovuto. Quindi allora non rischia? Non rischio nulla, solo rischio di chiudere perché non ce la faccio a pagare. Peggio allora. Salutiamo Monti. Salve Monti. Scusa Enzo, vieni qua, Enzo, non andare via, vieni qua, fatti riprendere, finalmente che ti prendo. Si avvicini per cortesia. Scusate, ma era una gara. Scusate, avvicini. Scusate, era una gara la vostra. No, era un divertimento. Allora, ecco, allora faccio una domanda. Secondo voi, mentre uno rompe, uno dovrei essere io, mentre uno rompe, il giocatore con la racchetta non deve percepire niente in campo, niente, anche il pubblico. Chiarissimi cosa significa per non percepire niente, io ho capito, però facciamoglielo capire a questo. Ti dico per esempio anche il rumore del mare, può dare fastidio. È determinante questo? No, non è proprio determinante perché uno poi ci fa l'abitudine. Un'altra rottura. La concentrazione a tennis è tutto. Un'altra rottura. E poi finito. Un altro, l'eventuale folata di vento che ti arriva all'improvviso, che succede? Da fastidio molto, ti devi adeguare, se è una giornata particolarmente ventosa purtroppo. State bene tutte le ore al largo e vi vedo al completo, salutatevi. Quella potevi anche riprendere, quella mia idea di... Non fingere che io non ci sia, se no lui si accorge che sei tu quello che non c'è. Da riguardo il signore che avete prima inquadrato, no? Sì. Giorgio Rocco ha perso con Porcaro Carmine 7-5-6-0. Che figura di me! Chi sarebbe questo signore? Signore qua, vedi? Signore qua, 7-5, che figura di me! Conosco solo da un quarto d'ora e già so. Lui è stato il nuovo Ghiaruccio. Allora no, ora parli con me. Quanto ha perso? Ha vinto. Ho perso. Cosa significa perdere sportivamente? Significa, diceva dei Gubertelli, importante. Bisogna essere come lui, che non ruberebbe mai la donna di un amico suo.